Manifestazioni in tutta la Calabria, 71 anni da quel 25 aprile del 1945. Cosa resta dei valori della resistenza? La memoria sbiadita di un paese. Annunciata dal Premier la firma del patto per la Calabria, tra le priorità la statale 106. Accordo fatto tra il nuovo centrodestra e Paolini, l'alleanza politica per le amministrative a Cosenza. Intanto Iole Santelli annuncia pronte 15 liste. Il successo sul Foggia tiene in corsa il Cosenza in chiave playoff. La mantia dal dischetto fa felice i rossoblù. Perina difende il vantaggio. Arachiri del Catanzaro al Ceravolo. Il Monopoli in guaia ai giallorossi. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. L'apertura è dedicata doverosamente al 25 aprile, sempre tempo di resistenza. Le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per ricordare appunto il 25 aprile del 1945. Sono passati 71 anni e la memoria del nostro paese, nonostante le celebrazioni, sembra labile. Cosa resta di quei valori? Lo scopriamo nel servizio del nostro direttore Attilio Sabato. Cosa rimane del 25 aprile? Rimangono le immagini sbiadite in bianco e nero dell'eroismo dei partigiani, delle morti in battaglia, della idealità, della speranza e del futuro. Rimane il senso pieno e il concetto alto di unità, di paese, di italianità. Rimane la voce gracchiante dei cinegiornali, di Radio Londra. Rimane la gioia negli occhi di chi c'era e ha combattuto e ha vinto per noi. Rimane un elenco interminabile di eroi che si sono immolati per costruire il bene più prezioso, la libertà. Sono lontani quegli anni, confinati nell'album del Come eravamo. Oggi rivivono in pochi articoli che i giornali riservano alla memoria, nella ritualità delle medaglie apposte al petto di chi ha vissuto l'orrore e non dimentica. Non sventolano più le bandiere, non ci sono più partiti a rivendicare, ribadire, sostenere il valore della resistenza. Nemmeno il mondo sindacale si mobilita come accadeva fino a qualche anno fa. Il paese sembra aver perso la memoria, inghiottito com'è dalla modernità che regna sovrana. La globalizzazione annulla, appiattisce, cancella storie e identità. La nostalgia è esercizio non contemplato nella stagione dei media che consumano e bruciano la quotidianità e tolgono spazio alla riflessione. Ma siamo certi che basti piazzare il tricolore e scrivere qualche frase sui social per onorare il sacrificio dei nostri padri e sentirci italiani? Il concetto di patria ha ancora senso. E anche a Cosenza si è tenuta in prefettura una sobria cerimonia in occasione della festa della liberazione, consegnati due riconoscimenti ad ex partigiani. Vediamo. Il 25 aprile ricorre la festa della liberazione, uno dei giorni più significativi della storia della Repubblica Italiana, la fine dell'occupazione nazifascista al termine della Seconda Guerra Mondiale. Il prefetto di Cosenza ha consegnato la medaglia della liberazione a due ex partigiani che furono internati nei lager nazisti. Un riconoscimento finalizzato a ricordare l'impegno a rischio della propria vita per affermare i principi di libertà e indipendenza sui quali si fonda la nostra Repubblica. Gli insigniti sono Nicola Cortese di Lungro e Antonio La Cava di Aieta, per il quale il riconoscimento va alla memoria. Una ricorrenza particolare, particolarmente sentita quest'anno, in cui ho il piacere di dare delle medaglie, consegnare delle medaglie a due persone, o meglio ad una e ai familiari dell'altra, che si sono distinte nel periodo della resistenza per aver dato un contributo a quello che poi è stato il movimento di liberazione della nostra nazione. Giornate come queste sono importanti per non far dimenticare
il valore della libertà, della conquistata libertà, per non far dimenticare che oggi, grazie alla resistenza, grazie a quel moto che ha portato alla liberazione della nostra nazione, oggi la nostra è una Repubblica costituzionale, una Repubblica democratica, in cui a volte il dialogo, il confronto anche fra forze politiche, istituzioni può essere forte, però è un confronto libero, un confronto civile, e questo è il valore più grande che la resistenza e che quel 25 aprile ci ha dato. Oggi siamo un popolo libero, siamo una nazione tra le nazioni europee che ha un proprio rilievo, una propria importanza, una propria storia. Adesso parliamo di infrastrutture, perché dopo il patto per la Campania, firmato proprio ieri dal Premier Matteo Renzi, sarà la volta del patto per la Calabria, priorità per le infrastrutture, in particolare la strada statale 106, è quanto ha annunciato il ministro Delrio. Vediamo. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi lo ha ribadito da Napoli. Il Sud, priorità del Paese. Risorse e tempi certi per il completamento della Salerno-Reggio Calabria. Alle parole del Premier, oggi, in un'intervista al Messaggero, il ministro per le infrastrutture, Graziano Del Rio, aggiunge che nel pacchetto di fondi e di opere è prevista anche la statale 106 ionica. Per la Campania, l'esecutivo nazionale metterà a disposizione 10 miliardi di euro. Quanti soldi invece saranno destinati alla nostra regione? Lo sapremo presto, perché il patto per la Calabria sarà sottoscritto a breve, ha fatto sapere Renzi, e prevede notevoli investimenti per il rilancio della regione. Le buone intenzioni e probabilmente le risorse stanziate saranno un fatto. Speriamo che, insieme al fiume di denaro, siano istituiti anche i controlli per verificare come i soldi pubblici verranno spesi. La storia recente del Sud narra di sprechi e di soldi non impiegati per creare lavoro, occupazione e migliorare la qualità della vita dei residenti, ma finiti nelle tasche dei soliti imprenditori che hanno saccheggiato la nostra terra. Ottimista la deputata del PD Stefania Covello, che afferma, tassello dopo tassello, prende corpo il patto per il Sud, una vera e propria rivoluzione meridionale che salverà il Mezzogiorno e gli darà più forza e più energia per agganciare la ripresa. Adesso la pagina politica, amministrative di Cosenza, è ufficiale l'accordo tra il PSE e il nuovo centrodestra con Enzo Paolini candidato a sindaco. Abbiamo avuto e abbiamo diversità di vedute, ma ci unisce la coerenza e la voglia di garantire una buona amministrazione a questa città, le parole di Paolini. Per quanto riguarda invece Forza Italia, schierata a sostegno della candidatura di Mario Occhiuto, la coordinatrice regionale Iole Santelli rivendica la mobilitazione del partito e il valore aggiunto della grande partecipazione nelle liste civiche. I particolari nel servizio di Marisa Fallico, vediamo. La settimana che si apre ci consegna un punto fermo nella sonnolente, per certi versi anomala, campagna elettorale per le amministrative di Cosenza. Dopo settimane di trattative, ecco che il PSE e il nuovo centrodestra suggellano l'intesa e la candidatura a sindaco di Enzo Paolini. Un'alleanza che fa storcere il naso a qualcuno, che Paolini non esita a definire così. Sono dei sepolcri imbiancati, chi critica le alleanze, la politica è fatta di alleanze, e meno male che ci sono le alleanze, altrimenti saremmo al totalitarismo, al partito unico, al pensiero unico. Le diversità ci sono, ma c'è convergenza sul metodo. Io e il centrodestra non siamo stati notoriamente sulle stesse posizioni politiche, ma abbiamo una metodologia di confronto che è basata sulla coerenza. Un'alleanza che conta un importante schieramento di liste a sostegno. Al momento siamo in costruzione per sei e può darsi che ne nasca anche una settima in questi giorni, e a quel punto trarremo le conseguenze. Penso che il 1° maggio, il 2 maggio saremo in grado di dire esattamente quante e quali sono e quali sono i nomi. Sul fronte Forza Italia si marcia sempre più convintamente a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Occhiuto, anche qui molte liste civiche, ben 15. Il civismo è la cifra di questa competizione, ma il partito azzurro avrà una sua forte identità. Cioè la lista Forza Cosenza, noi abbiamo ritenuto che in questo momento l'identità cittadina dovesse essere prioritaria, e quindi chiaramente manteniamo
tutti i simboli di riconoscimento del nostro partito, ma riteniamo anche di andare incontro a quella che è un'esigenza della città. A chi come Presta, candidata a sindaco del centro-sinistra, traino PD, boccia l'eccessiva presenza di liste in campo, la coordinatrice regionale Santelli replica così. Onestamente non lo comprendo, nel senso che non lo commento soprattutto fatto dal PD, nel senso che la corsa al rialzo è stata fatta da loro. Noi siamo andati per la nostra strada. Credo che per quanto ci riguarda abbiamo avuto un'ampissima partecipazione e molte candidature totalmente spontanee, anche e soprattutto fuori dalla politica. Dona la cronaca con una notizia che arriva dal Cosentino, dove una giovane di 22 anni è stata arrestata per aver ferito a coltellate il suo ex convivente. Il fatto è avvenuto ad Amantea, nel Cosentino. La ragazza avrebbe litigato con l'ex fidanzato di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, per futili motivi e poi, preso un coltello, l'avrebbe ferito ad un fianco in maniera grave. La stessa ha poi chiamato aiuto. Il ferito è stato portato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza in condizioni gravi, dove versa in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La giovane, che è incensurata, è stata arrestata dai carabinieri e posta ai domiciliari. Adesso le nostre brevi di cronaca. Un 45enne di Platina, Reggino, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, sorpreso per le vie della città, nonostante stesse scontando una pena per spaccio di sostanze stupefacenti, in regime di detenzione domiciliare disposta dalla procura della città dello Stretto. È stato fermato dalla polizia in aeroporto a Bologna un uomo di nazionalità marocchina di 60 anni, accusato di aver investito due giovani alla Lamezia Terme. Uno dei ragazzi, Paolo Faccio, è morto, il 60enne è accusato di omicidio colposo, lesioni gravissime e omissione di soccorso. Incendio dinanzi due appartamenti destinati ai profughi a San Gregorio di Ippona, nel Vibonese. I locali sono in ristrutturazione gestiti dal comune. Sul posto i vigili del fuoco, avviati gli accertamenti per fare luce sull'origine del rogo. Sabato scorso i cittadini avevano protestato contro la presenza degli stranieri. Un'area boschiva di 15.000 metri quadri e oltre 2.000 quintali di legname sono stati sequestrati dal Corpo Forestale dello Stato a Sant'Agata d'Esaro. Il sequestro è stato effettuato dopo un controllo in località Pettoruto di San Sosti, zona ricadente all'interno del Parco Nazionale del Pollino. L'amministratore unico e i dipendenti della ditta boschiva che hanno partecipato alle operazioni di taglio sono stati denunciati per appropriazione indebita aggravata. E ancora una notizia di cronaca. Il personale del comando di stazione di Corigliano Calabro del Corpo Forestale dello Stato ha sorpreso in località Foresta un uomo mentre, utilizzando una motosega, abbatteva e deprezzava alcune piante di leccio in un bosco di proprietà della regione. Si è quindi proceduto al sequestro della motosega usata dall'uomo, che è residente a Corigliano Calabro, e della legna ricavata dal taglio delle piante, pronta per essere trafugata, per un totale di circa 10 quintali. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato di legna del patrimonio boschivo regionale, sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo a Catanzaro per parlare del primo congresso nazionale di chirurgia mini invasiva, un confronto fra esperti provenienti da tutta Italia sulle nuove tecniche chirurgiche che consentono di garantire una ripresa più rapida del paziente, di migliorare la qualità della vita e di contenere i costi. Sentiamo. L'80% della popolazione soffre o ha sofferto di disturbi legati alla colonna vertebrale, ernia del disco, scoliosi, crolli e scivolamenti vertebrali, patologie dolorose e spesso invalidanti. Oggi però, grazie all'innovazione tecnologica, è possibile curare tali disturbi attraverso metodiche chirurgiche mini-invasive. Di questo si è discusso a Catanzaro nel corso del primo congresso sulla chirurgia vertebrale oggi, presieduto da Pierluca Rocchi e Giuseppe Bisurgi, entrambi medici specialisti in
anestesia, rianimazione, terapia del dolore e chirurghi vertebrali, congresso al quale hanno preso parte oltre 20 relatori, autorevoli rappresentanti del mondo medico, scientifico e accademico provenienti da tutta Italia. Il maggiore vantaggio è quello di garantire insomma al paziente una ripresa più rapida dopo l'intervento chirurgico rispetto a quanto veniva fatto in passato con la chirurgia tradizionale. Questo permette al paziente di poter ritornare a una vita attiva in maniera molto, molto più rapida, molto più immediata, e questo quindi consente anche di ridurre i costi. Uno dei messaggi emersi dal congresso è che la figura del chirurgo vertebrale deve uscire dalla nicchia in cui è relegata nel nostro paese e inserirsi in un percorso terapeutico condiviso tra vari specialisti come gli ortopedici, i neurochirurghi, chirurghi ergologi e i radiologi interventisti. La figura del chirurgo vertebrale è una figura che è a tutt'oggi in una terra di mezzo, che deve essere condivisa tra più specialisti, per cui quello che ricerchiamo noi è un sapere condiviso, delle scelte decisionali condivise, delle scelte terapeutiche condivise tra i vari specialisti. Introducendo i lavori della seconda giornata congressuale, il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro, Vincenzo Ciconte, ha parlato della chirurgia vertebrale come metodo estremamente innovativo per curare in maniera mini-invasiva le malattie vertebrali e degenerative. Bisogna saper fare rete, saper fare squadra, saper mettere insieme le varie istituzioni per collaborare e contribuire a questo tipo di processo, perché i cittadini oggi ci chiedono una migliore qualità della vita, e quindi credo che in questo campo una qualità migliore va in direzione di dare risposte concrete ai bisogni della gente. E a proposito di sanità, domani alle ore 12 nella prefettura di Cosenza il presidente della giunta regionale Mario Oliverio sottoscriverà il protocollo di legalità per la costruzione del nuovo ospedale della Sibariti. Della firma di questo importante documento fra la prefettura, la regione, l'azienda sanitaria provinciale e l'ospedale della Sibariti, le società consortile per azioni, è detto in un comunicato dell'ufficio stampa della giunta, è finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in relazione all'affidamento in concessione di costruzione e gestione dei lavori di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, e rappresenta un atto propedeutico necessario non solo alla ripresa dell'iter e quindi alla redazione dei progetti esecutivi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, ma anche ai fini del rispetto dei tempi contrattuali. Il nuovo ospedale unico della Sibaritide è un'opera all'avanguardia, molto attesa dalle popolazioni interessate, e prevede 334 posti letto. Servirà a colmare definitivamente il gap di assistenza sanitaria che attualmente si registra in un territorio vasto come quello della Sibaritide, che si estende da Rocca Imperiale sino a Cassano allo Ionio e che conta ben 200.000 abitanti. Cambiamo ancora argomento, perché fra qualche giorno dovrebbe lasciare il carcere e ottenere gli arresti domiciliari il detenuto calabrese di 66 anni, malato di tumore, quasi del tutto cieco, non autosufficiente, che in carcere in pratica è stato assistito dal nipote, e che ha scritto una lettera a Franco Corbelli del Movimento Diritti Civili. Corbelli ha aiutato prontamente, intervenuto rendendo noto questo drammatico caso umano, così come è scritto questo detenuto gli aveva chiesto di fare. L'appello che per questo uomo aveva lanciato all'inizio di questo mese dovrebbe adesso portare, informa Corbelli, a questo risultato che considero un atto di giustizia giusta e umana. Il Tribunale ha infatti disposto una nuova visita che sarà effettuata da un perito fra qualche giorno, il 29 aprile prossimo. Subito dopo, il 5 maggio, il Tribunale della Libertà si pronuncerà sulla sua scarcerazione. Cambiamo ancora argomento, parliamo di spettacolo, perché si è chiusa la stagione lirico-sinfonica del Teatro Rendano di Cosenza. Vediamo. Con il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Tchaikovsky si è chiusa la 55esima stagione lirico-sinfonica del Teatro Rendano.
Protagonista della serata, un nome di spicco del panorama musicale mondiale, il pianista russo Boris Petrushansky, la cui grande struttura musicale ha dato la possibilità al numeroso pubblico di assistere ad uno straordinario concerto, una vera e propria chiusura col botto della stagione lirico-sinfonica 2015-2016. Il programma della serata, oltre al concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Tchaikovsky, ha deliziato gli amanti della musica con quadri di un'esposizione di Mussorgsky e Ravel. Per l'occasione l'orchestra del Teatro Rendano è stata diretta da Luca Ferrara, già sul podio del Rendano per Tosca di Giacomo Puccini. Il programma della serata è stato un doppio omaggio alla città di Cosenza. Con il concerto di Tchaikovsky si è voluta ricordare la figura di Alfonso Rendano e con quadri di un'esposizione di Mussorgsky si è voluto evocare il museo all'aperto Bilotti di Cosenza. Dopo la visita ad una mostra di Hartmann, infatti, Mussorgsky scrisse quest'opera intervallata da un tema, la Promenade, una sorta di passeggiata tra i quadri musicali che descrivono i quadri veri di Hartmann. Adesso ci spostiamo a Rende per la giornata mondiale del libro celebrata con la manifestazione promossa dall'associazione Gueci, consegnati i riconoscimenti per il premio Un libro amico per l'inverno. Vediamo. Nella giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, in una sala gremita e curiosa, l'associazione culturale Gueci ha premiato a Rende i vincitori del concorso Un libro amico per l'inverno, giunto alla quinta edizione. L'obiettivo è quello di far emergere autori nuovi, portare alla luce nuovi talenti e quello poi di promuovere anche la lettura proprio attraverso un premio letterario. L'azzurro squarciato di Esther di Natale Vulcano, della Falco Editore, e l'artiglio del diavolo e la rosa canina di Lorenzo Piccirillo, Genesi Editrice, i vincitori delle sezioni narrativa e poesia. Tutti i personaggi dei miei romanzi sono calabresi. Questa è una ragazza calabrese che ha una storia un po' particolare. Questo è il messaggio particolare. Poeta si nasce, o ce l'hai o non ce l'hai. 916 le opere giunte per la quinta edizione del concorso al vaglio della giuria, proiettato nel corso della serata il trailer Il coraggio di credere, ospite d'onore dell'incontro Fernando Nicotra con il romanzo Cristo. Per me è un grande onore essere ospite d'onore in questo premio letterario e ce ne vorrebbero tante di queste manifestazioni nella nostra terra per portare avanti quella che è la cultura. Narrazione, poesia, racconto per immagini, la parola che vive, una serata elegante che ha chiuso l'edizione 2016 del concorso. È una notizia che arriva da Celico, in provincia di Cosenza, dove un esemplare maschio di 4 anni appartenente alla famiglia dei canidi è stato soccorso e recuperato dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Spezzano Sila, in località Colamauci di Celico, in prossimità del lago Cecita. Gli uomini del Corpo Forestale si sono attivati dopo che un cittadino ha telefonato al numero di emergenza per segnalare la presenza dell'animale e le difficoltà che evidenziava a deambulare. Giunti sul posto, hanno subito provveduto a contattare il servizio veterinario, che è intervenuto prestando le prime cure all'animale, che presentava lesioni cutanee sugli arti. Successivamente l'animale è stato portato nel centro visita del Cupone di Camiglia Migliatello Silano. Ed ora lo sport. Il successo sul Foggia tiene in corsa il Cosenza in chiave playoff. Parliamo di Lega Pro. La mantia dal dischetto fa felici i rossoblù e Perina difende il vantaggio. Arachiri invece del Catanzaro al Ceravolo, il Monopoli in guaia, i giallorossi. Vediamo. Eugenio Guarascio è entusiasta, il presidente del Cosenza attende i propri giocatori all'ingresso degli spogliatoi e si congratula con loro, abbracciandoli e dandogli il 5.
È appena terminata la gara con il Foggia, che i Lupi hanno vinto grazie ad una prova di grande cuore e abilità. Il terzo dei big match giocati al San Vito Marulla si tinge di rosso-blu e i tre punti permettono alla squadra di Giorgio Roselli di restare in corsa per i play-off. Non sarà facile, ma il Cosenza ci proverà fino in fondo con la stessa grinta che ha messo in campo contro il Foggia di De Zerbi, quotato e temibile, ma tenuto a bada dai meccanismi difensivi approntati dal tecnico umbro. Poco lavoro nel primo tempo per Pietro Pedina, al riparo da grandi rischi e graziato da Agnelli nel faccia a faccia favorito da un errore di Luca Fiordilino. Dall'altra parte, dopo il tap-in mancato da Giovanni Cavallaro non inserito in sintesi, il colpo di testa di Andrea Righini sul traversone di Statella, finito di poco a lato. Prima del riposo ancora una conclusione degli ospiti, che però non smuove il risultato. Nella ripresa i Lupi prendono coraggio e Roselli sostituisce un appannato Cavallaro con un più pimpante Lamantia, chiamato al 26esimo a trasformare un tiro dagli 11 metri concesso dal direttore di gara per l'atterramento in area di Arrighini. L'attaccante rosso-blu non sbaglia, una rete pesante che fa esplodere il San Vito Marulla fino a qualche minuto dopo, quando l'arbitro pareggia i conti assegnando un penalty agli avversari per questo fallo in area di Arrighini su Angelo. Dal dischetto però il capocannoniere Iemmello si fa ipnotizzare da Perina, che ci mette una pezza anche sul secondo tiro di Iemmello, disturbato da Corsi. De Zerbi è contrariato, ma gli applausi sono tutti per il numero uno di casa, che dopo questa occasione gettata alle ortiche da Fiordilino servito da Statella, che spara alle stelle, salva in altre due occasioni il risultato del Cosenza, prima su Gerbo e quasi allo scadere su Floriano. Al triplice fischio esplode la festa, se per i Lupi ci sono ancora 180 minuti per sperare, i Satanelli invece lasciano a Cosenza ogni speranza di promozione diretta. Per me il Foggia è una grandissima squadra, è un bravissimo allenatore. Oggi ha perso perché ha giocato contro una grande squadra e probabilmente anche un bravo allenatore. Perché sennò mi nascondo sempre, però qualche volta bisogna... perché la partita dal punto di vista tattica è stata una cosa fantastica, qualcosa di... mi ha ricordato Barcellona Atletico Madrid, e questo è anche lo stesso percentuale di possesso. E dunque io che posso dire, se paragono De Zerbi a Luis Enrique e a me al Ciolo, non male, no? E dunque il calcio bisogna per chi sa, come dice, anche una brezza basta, per qualcun altro manco il vento forte. Il gol al 93esimo di D'Addario condanna il Catanzaro, risucchiato a due gare dal termine del campionato in piena zona play-out. Eppure i giallorossi nel match spareggio con il Monopoli avevano preparato una gara accorta. Si è visto sin dai primi minuti di gioco, con i padroni di casa pronti a pungere, e la rete del vantaggio si è concretizzata al 41esimo del primo tempo, con la deviazione di Agodirin, che ha acceso le speranze del pubblico presente sugli spalti del Ceravolo. Nella ripresa però un vero e proprio blackout delle Aquile, che prima si fanno raggiungere dai pugliesi, bravi a ristabilire l'equilibrio con Croce, e poi a tempo quasi scaduto infliggono il colpo del KO. Ma non finisce qui, perché subito dopo la rete del sorpasso la squadra di Erra ha l'opportunità di pareggiare, ma Firenze spreca così a tu per tu con Pisseri. Per il Catanzaro è notte fonda ed ora servono due imprese, prima ad Ischia e poi con il Melfi. Ho visto una partita condizionata dal vento che nel secondo tempo ha allungato diverse traiettorie, quindi non è stata una partita secondo me un po' sfalsata da una parte e dall'altra. Penso sia decisa da un episodio al 93esimo sulla pizzicata di testa, quindi non ho visto né un ottimo Catanzaro nel primo tempo né un brutto Catanzaro nel secondo. È stato un Catanzaro con i suoi limiti che ha da 31, da 32 giornate, e una partita che doveva finire in pareggio è finita 2-1 per una pizzicata di testa al 93esimo, grande amarezza. Però non penso che questa sia figlia della situazione della giornata attuale, ma sia figlia di una situazione che va avanti da tanto tempo. Questo vorrei sottolinearlo. Quindi, quando si arriva a uno spareggio, lo si può vincere, lo si può perdere, però sicuramente quando si arrivano a giocare queste partite uno deve essere pronto a tutto. Il discorso è che non dovevamo arrivare
a questo punto del campionato, in questa situazione, perché sapevamo che abbiamo meno qualità degli altri. In Serie D si spengono le speranze della Vigor Lamezia, che anche contro il Marsala ha dimostrato di giocarsi fino alla fine le ultime chance per non retrocedere. 3 reti contro i siciliani, che però non bastano alla squadra di Mister Gatto per evitare un epilogo drammatico. Di sicuro l'inizio di stagione ha condizionato e non poco l'andamento dei biancoverdi, per cui l'augurio è un arrivederci, sperando che tornino al più presto a calcare i palcoscenici che più gli competono. Vince il Roccella, mentre pareggiano in trasferta Vibonese e Palmese, così come la SD Reggio Calabria. Bene, questo era l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti di rilievo. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.